rischiamo di essere schiavi delle lobby. Dice, le multinazionali sono il nemico. Una parte dell'economia del nostro paese che crea posti di lavoro e che quando vanno via le multinazionali c'è la crisi occupazionale e aziendale che va risolta. Chi crea ricchezza è cattivo, brutto e va allontanato. Ma qualcuno dice, ah, bisognerebbe mandare via Leni dalla Basilicata. Sì, certo, come no? Mandiamo via Leni dalla Basilicata, anche da Gela. Mandiamo via la Fiat da Melfi. Facciamo una grande operazione imprenditoriale. E poi viviamo tutti di decrescita felice. La decrescita è felice soltanto per chi c'ha un posto di lavoro e una rendita. Posso dire di avere ascoltato con attenzione il nostro governo, e credo che questo il Presidente del Consiglio lo sappia bene, il nostro governo, approvando lo sblocca Italia, ha facilitato enormemente in quella fase le trivellazioni nelle 12 miglia. Ma come è potuto accadere? Cioè, che ti hanno detto? Che la Puglia aveva contrastato quel progetto, Tempa Rossa, ti hanno detto così? Sì, perché sennò perché dovevi fare l'emendamento? Giusto, quindi ti hanno detto una bugia. Ti sto dicendo, hai fatto l'emendamento perché pensavi, visto che quello è un emendamento frega Puglia, come lo chiamo io, hai pensato che quell'emendamento servisse a superare il dissenso della Puglia. Sentirsi dire che questo governo è servo delle lobby è un linguaggio che non ti appartiene, Michele, sei meglio di così. Perché non è possibile che tu tenga il petrolio per tenerlo lì. Che fa, lo sniffa la pittella? Cioè, che serve il petrolio che rimane lì? Oggi nella direzione del PD, mentre stava delirando, perché evidentemente ha paura di perdere il posto, i petrolieri gli hanno detto o ci difendi o ti licenziamo, perché sono loro che l'hanno messo lì e loro che oggi lo vogliono licenziare se non cura gli interessi delle loro lobby.